C'erano una volta nella Toscana antica tre colli, e su questi tre colli riposava adagiata un'incantevole città. Dalle 100 torri snelle, da palazzi rossi e maestosi, dalle fonti limpide che mormorano, dalle grandi chiese di marmo, dalle cappelle silenziose. E in mezzo a tutte queste cose scorrevano come ruscelli le strade e i vicoli dei rioni. E quando spuntava il sole, tra i merli dei palazzi, i colombi volavano di torre in torre e tutto, tutto, proprio tutto, era un canto alla vita. Un giorno un grande arcobaleno apparve nel cielo, sbriciolandolo in 17 bandiere di seta che si posarono su questi tre colli. Ed ecco che nascono le contrade, nasce il palio, la più grande, la più bella, la più sentita giostra del mondo. Questo io scrissi 40 anni fa, ma è sempre così anche oggi, da secoli a secoli. The Palio of Siena is the oldest horse race in the world. It begins at dawn, 4 days before the race itself, when horses are brought in from the surrounding fields to be chosen to run. For these next 4 days, everything else in the city comes to a halt. Buongiorno. Gazzetta Corriere di Siena. Ma hanno provato qualcosa stanotte? Ah, dice qualcosa hanno provato, ma divenito te che dici? Sono buffoni, tutti buffoni. Bisogna smettere di fare queste cose. Ma si crede? No, non si deve. Bisogna smettere. Ha detto bene anche te, eh? Fuori dello sport. The Palio is run in the Piazza del Campo, the only neutral ground within the city walls. For nearly 1,000 years, Siena has been divided into districts, or contradas, who ride against each other in the race. Each contrada has its own flag and symbol, its own elected government, its own church and constitution. The Sienese are baptized into a contrada at birth and remain in it for life. Each contrada has an ancient enemy and an ancient name. The porcupine is the enemy of the wolf. The eagle is the enemy of the panther. This film follows the two oldest enemies in Siena, Onda, the wave, and Torre, the tower. The 4 days of the Palio are the culmination of a whole year of contrada fundraising. Onda and Torre may each spend up to £500,000 in pursuit of victory. The only prize is the Palio itself, a banner painted by a local artist. There is no betting, and the horses are allocated by chance, in a lucky draw. Two horses are favorites. Benito, despite his rumored injuries, and number 4, the Viper. The contradas send their luckiest men to wait for the draw. Il cavallo è molto importante, se toccherà in sorte un buon cavallo si starà con una speranza nel cuore questi 4 giorni. E nel contempo sarebbe auspicabile anche che la contrada avversaria, nel nostro caso la Torre, avesse un cavallo poco buono per essere tranquilli, perché è importante vincere il palio, ma è anche importante che non vinca l'avversario.
Scusate, direi molto emozionata, moltissimo, perché in questo momento, fra pochi istanti, noi, tutto il nostro lavoro, tutte le nostre speranze, ecco, sono tutte concentrate nell'assegnazione del cavallo. E ci auguriamo con tutto il cuore che possa essere un cavallo il migliore, anche perché io sono della Torre, sono 27 anni che non vinciamo, che lascio immaginare un po' che cosa proviamo, insomma la sofferenza, il desiderio di avere il migliore cavallo, direi è proprio un momento abbastanza duro e difficile. Torre's 27 years of bad luck haven't changed yet. They've drawn Red Sun, an unknown horse who has never run a palio. Si può essere molto molto soddisfatti di questa sospensione. Bravo, 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 bravo. Che pensate l'opinione vostra della ma Torre? Ma pensate, non si è bello vinto, ma ha vincito. L'opinione della Torre. Sono molto felice perché essendo il capo della contrada e quindi avendo in mano una responsabilità di tutto quello che avviene intorno alla contrada, avrei molto piacere di poter vincere il palio, perché vincendo il palio è una soddisfazione immensa per tutti questi contradaioli che si sacrificano ogni anno anche nell'inverno perché la contrada possa emergere in più campi, e in particolare ora che la sorte ci ha dato una mano, vincere il palio significa esplodere. Il cavallo nuovo è sempre, diciamo, normalmente è ritenuto un cavallo non vincente, però il palio è tutto una sorpresa, quindi con questo non è che abbiamo perso la speranza. I cavalli migliori l'hanno avuti
hanno avuti, secondo appunto quello che è l'esperienza dei pari passati, i migliori cavalli l'hanno avuti l'Onda. Che cavallo? Vipera, che ha vinto nel palio della Selva di 2 anni fa. L'ha avuto l'Istrice Fogarizzu, buono, Figaro la Civetta e poi Benito il Nicchio, che è Benito il cavallo che ha vinto l'ultimo palio nella Pantera, e direi il cavallo, quello del quale poi in questi giorni si era detto che avevano fatto un attentato, l'avevano picchiato, non so se ha visto nel giornale, che però invece è stato regolarmente portato, e che è quello sarebbe stato il cavallo desiderato da tutti, insomma. Comunque, la speranza è l'ultima a morire. Grazie tanto. Quando c'è l'Onda passi, quando c'è l'Onda passi, io tornerò a gridare, quando c'è l'Onda passi e mi sei fatto vedere. Ma per un senese la contrada io credo sia la vita. Noi siamo gli unici, l'unico popolo che nasce e muore con una bandiera. Il ragazzo cresce e la prima cosa che ha il battesimo cattolico. Dopo il battesimo della contrada. Tu sei di questa contrada e di questa contrada morirai. Aiuta il contradero a trovare una sistemazione, un lavoro. Quando si sposa, è presente ancora? E per un senese è qualcosa che è dentro il sangue. Non è una festa di folklore o un'attrazione turistica per le aziende autonome di turismo o via discorrendo. Il palio è una cosa che i senesi hanno nel sangue da oltre 5 secoli. E questo credo sia il più bel passaporto per far capire che cos'è il palio. Io di qui non mi muovo, ecco, al di là di questo cancello è difficile si passi, ecco. Non è che si possa andare a curiosare, ci sa da fare tanto qui nella nostra stalla. Stiamo lì insieme, ci divide una porta, con l'orecchio sempre pronti per sentire qualsiasi cosa e gli occhi aperti a vedere quando orina, quando sterca, come orina, come sterca, come reagisce col mangiare, come reagisce col bere. Quello insomma che il cavallo gli si può prendere, ecco, non è che si vada a fare cose eccezionali. Hanno avuto buoni cavalli, o le zoppano o le osano, mai le portano al canape per bene. Perché c'hanno gente di poco cervello, capito? Gente che stanno nella stalla, capito? Che non ci sanno fare. Invece noi ci sa un bravo barbaresco, un buon capitano, ci sa tutto, capito? Ci sa la staffa tutta buona. Ciao Maurizio. E se la torre vince, che succede qui? Questo baracchino lo fanno tutto rosso. A me mi danno noia, io sono nei pensieri. Io ho già prenotato la vestura e mi vengo a guardare. Senz'altro, bello e detto al maresciallo che mi mandi qualcuno che ti guarda. Davvero sai? Madonna, fa scherzi. Madonna, regina di Siena, questo senza dubbio,
la città di Maria. Il palio viene corso in onore della Madonna di Provenzano, questo è insindacabile, non si può discutere, e tutti lo sentono. Sì, a volte anche l'immagine della Madonna è dettata un pochino da una superstizione, ci fanno questa critica. Ce la mettete per superstizione? Sì, è una superstizione, può darsi, però che sia una scaramanzia, però ha un fondamento religioso, c'è, cioè, capito? Un aiuto anche dal cielo. E un celebre fantino di Manziana, il Gentili, diceva, non si vince il palio senza l'aiuto del cielo, lui era romano, ci vuole l'aiuto del cielo. È un cavallo che non potrà vincere il derby inglese, perché prima di tutto perché c'è da 5 anni, ma potrà anche vincere il palio di Siena. In linea di principio si prepara un'altra corsa, però si prepara diversamente, perché noi non siamo tenuti a nessuna regola di intervento medico veterinario, quale invece viene applicata nelle corse rette dal Jockey Club. Pertanto il concetto che i cavalli del palio possono venire drogati, diciamo, è anche vero, perché effettivamente si può intervenire con qualsiasi tipo di ausilio medicinale, però lei capirà che prima di tutto bisogna rispettare il cavallo, non bisogna fargli niente che non sia nocivo. Ditemi, voi che state giocando qui? A Barbie. Ah, delle palline. Palline. Sono delle palline colorate delle nostre contrade. E come si fa? Perché si fa? Si fa una pista, poi si dà pillotti a Barbie. Una volta per uno. E chi è il primo vince? Una volta. La prima è Loha. La prima è Loha. Modestamente. Poi la Londra. Poi terza la Torre e quarta modestamente. È Londra. Il massimo assoluto poter diventare il capitano di una contrada. Il sogno che sin da un bambino si fa, facendo il palio, immaginando il palio. Ecco, io ho questo grande onore di rappresentare un grande popolo come la mia contrada. E che è la responsabilità sua in questi giorni che stiamo vivendo? Non è soprattutto in questi, è naturalmente in questi giorni, ma lo è naturalmente in tutto l'anno di preparazione, ma in questi giorni particolari il capitano ha il potere assoluto di decisione per quello che riguarda il palio. Tutto quello che lui decide, la contrada tutta intera è a sua disposizione. Beh, noi abbiamo un cavallo che può competere alla vittoria. Loro, siccome troppi anni che non hanno vinto, pur avendo un cavallo inferiore al nostro, faranno il possibile per vedere di raggiungerla la vittoria. Noi faremo il possibile di raggiungerla noi, così leveremo, come si dice a Siena, il vino dai fiaschi. A dire, quando si è vinto noi, loro hanno perso di certo. Ma in che modo possono cercare di prevenire? Cercando di patteggiare con le altre contrade, avere degli aiuti per ostacolare le contrade che possono essere, come cavallo e fantino, superiori a loro. I partiti vengono fatti in modo che io abbia il maggior aiuto e dalle contrade e soprattutto dai fantini. Questo si può fare in molti modi, si fa spesso e volentieri in segreto, anche se è possibile all'oscuro della contrada sulla quale loro montano. Ecco, l'insieme di partiti e di accordi è legato a tutto questo mondo sotterraneo che porta ad avere questo fascino eccezionale e, se possibile, alla vittoria.
In the evening of the second day, Contradas bring their horses to the piazza for a trial race. Jockeys are hired outsiders, mainly Sardinian, and strongly distrusted by the Sienese. The trial races are the only time a jockey is allowed away from his permanent Contrada escort. A good jockey can earn £100,000 to win, but a rival Contrada's jockey may offer him even more to lose. Onda have one of the best. Captains use the trials to play an old game of bluff and double bluff. For Onda, the trial is a chance to intimidate with the power of the Viper's start. Torre concentrate on teaching their horse the dangers of the 90-degree turns. Benito's Contrada the Shell aim to keep their rivals guessing. The race will last under 90 seconds, three times round the hard earth of the piazza. Appunto vorrei stare io come lui, perché vedi, stanno tutti curando, pulendo, lisciando, carezzando, eccetera. Lo ricorderà anche lui questi giorni. Ma ora è un po' pericolosa, perché noi siamo quasi tranquilli e questa è la situazione più pericolosa per un contradaiolo, perché così, anche se non bisogna farlo, siamo quasi convinti di vincere, quindi è un grosso errore, perché poi magari la delusione è più cosciente. Comunque il palio è anche questo, cioè stare bene, di solito si sta male, quindi dico, evidentemente sono dei bellissimi giorni questi, da godersi appieno, sia che si vinca sia non si vinca. Noi siamo convinti di vincere, che vedi, guarda le facce come siamo, no? Siamo un po'... La Contrada è una famiglia fatta di tante persone che si vogliono bene e hanno soprattutto degli ideali in comune. Questa è una concezione della Contrada che ci hanno tramandato da secoli. Tutto l'anno ci siamo sacrificati per fare in modo che la Contrada primeggi anche in Piazza del Campo con un cavallo e un fantino, è un qualcosa di molto importante. E quindi i senesi lo vivono molto intensamente, perché in un minuto e mezzo si brucia praticamente tutto quello che sono state le attese, le aspettative e il lavoro di un anno.
A volte i cavalli nuovi fanno le sorprese. Non c'è un cavallo vincente, assolutamente, certo, si sa perché mai. È stato arrivato Benito. Sicché le sorprese possono sempre venire anche a favore. Speriamo, speriamo. Speriamo. Comunque, figliolo, ascolta, il figliolo di Menichetti che alza in televisione, ha detto tutti in rassegna. E lui è uno che se ne intende, perché ha detto che è sempre un figliolo di Menichetti, lo conosce. È uno che sta sempre dietro la valli, conosce tutti i particolari. E ha detto che questo cavallo è sano, e questo è importante. È veloce e gira bene. E poi ha qualche impatto alla partenza. Ma guarda, Massimo ha detto invece quando l'hanno provato giù a Monteroni partiva bene, si portava dentro anche il canapè. Ma stamattina si è trovato e stamattina invece è rimasto un po' pappolato. La tua, dice, erano un po' rimasti male perché dice francamente, però bisogna considerare questo cavallo. Palio è amore, è una passione, a differenza delle altre passioni umane, l'amore... la gelosia si esauriscano nell'arco di una vita, no? Cioè, per periodi uno è innamorato, per periodi uno è geloso, per certi periodi uno può essere felice o infelice. Il palio è una passione che si esaurisce solo con la morte. Palio mio si vince dal 61, sicché noi non si è mai visto vincere. Parecchi non l'hanno mai visto, 27 anni. Questo vincono spesso invece, sia l'Oca che l'Onda. Che la situazione è triste. Comunque domani speriamo di toglierci una soddisfazione. È importante che domani perdano, soprattutto questo è importante. Di quello che provo per quella, diciamo, per la mia contrada è sicuramente un sentimento d'odio nel vero senso della parola. Magari prima era meno accentuata questa forma, diciamo, di che posso dire, questa forma di attrito nei confronti dell'avversaria, invece adesso è molto più sentita, diciamo. È veramente una cosa, magari è ancora più spiacevole per il fatto che è veramente una cosa agguerrita. Una certa violenza c'è nel palio, anche il pantino corre dei pericoli. Pericolo, questo è il pericolo. Pericolo che il nostro pantino, anche lui attratto dai denari, fortemente offerti da un'altra contrada, non accetti l'offerta nostra dei 5 milioni, 10 milioni a Vittoria, e l'altra contrada gli offre 40 milioni, lui dice di no, ma sale a 50, a 80 milioni, e sa, quando l'altra contrada sale a 80 milioni di fronte ai 15 nostri, no, che fa niente. Tanto dice, sono caduto, il cavallo non mi ha retto, mi ha scartato, si è impaurito, gli hanno fatto un flash, l'hanno toccato, c'è stato un tamburo, ha suonato il tamburo, il cavallo mi si è impazzito, mi ha girato di qua, invece che doveva girare da quell'altra parte. Le trova tutte le scuse, però non si lasciano ingannare i contradaioli. Prima di tutto lo picchiano subito, immediatamente. E poi anche qualche giorno dopo vanno a trovarlo, quando sanno le notizie precise. Se lui avesse fatto questa ignobile parte, ma sa, chi può dire a un giocatore, insomma, quello che le succede nel gioco. Thank you.
the last evening trial, the battle of tactics heats up. For the race tomorrow, the final starting positions will be drawn by lot and revealed only seconds beforehand. The jockeys will then be offering each other tens of thousands of pounds in those final moments. Some will be acting for their captains, some may be acting for themselves. After last night's flying start, Honda is now favourite, but they will have to overcome Torre's plans to block them at the rope. There is also now word inside Torre of a secret deal with the Shell to help Benito get away. The Contrada away first at the rope almost always wins the Palio. Via come un tappo di spumante, se si va via domani sera in questo modo io penso che non ci sia niente da fare. Beh, il gozzo di vino. Ma che già ti ho detto addio, Beh, alla partenza. La partenza. Domani sera ci trovo meglio. Alla della vittoria di Londra. Finalmente siamo arrivati a questo giorno, dico finalmente perché l'inverno è lungo, chi mastica di palio, e noi ne mastichiamo, si è accorto del peso politico dell'onda in Piazza del Campo. Vengono fatti dai giornali, dai contradaioli, discorsi a bambera, nel senso di dire Cianchino il fantino d'inverno dell'onda, Cianchino il fantino d'estate della torre. No, signori, è Cianchino che ha detto di essere il fantino dell'onda e ha mantenuto la parola. Sarebbe stupido dire che l'abbiamo già vinto il tuo palio, perché le componenti di un palio sono tantissime e nonostante che si sia fatto tutto ci vuole quel pizzico di fortuna che è come il sale nella minestra. Ad ogni modo ricordatevi che noi domani andiamo per vincere il palio, ma maggiormente per riprendersi quello che il 2 luglio 1986 ci eravamo già ampiamente meritato. Cominciata una notte di sogni a Siena e in tutte le contrade e anche i torraioli hanno il loro sogno ed è un sogno identico per tutti, è un sogno che tutti noi, tutti i torraioli
vivranno questa notte. Un barbero solo che si distacca e che sopravanza tutti gli altri 9 e che poi cresce e diventa smisurato, immenso, diventa un sole rosso splendente, un sole che abbaglia, che annulla, che cancella i contorni della realtà, un sole che apre ed illumina un territorio immenso che è quello dell'immaginario, il territorio del sogno che diventa veramente realtà. Io penso ancora meglio, a me aspetta un compito importante da risolvere domani e grazie a voi ho visto che mi siete stati molto vicini questi giorni e grazie a voi ho caricato la mia voglia di fare meglio di quello che mi riesci di fare. Spero che questo rapporto duri, non dico degli anni, ma duri tanto più a lungo possibile, con un'armonia che fino ad oggi ci ha legato. Ciao a tutti. Scusate un attimo. Naturalmente a me compete essere più realista che sognare, purtroppo, dico purtroppo perché questo anno di attesa ci ha portato a una vigilia abbastanza triste, diciamo, perché le nostre aspettative erano ben maggiori e ce le meritavamo. Ecco il ragionamento e il parlare con voi e la scelta di Francesco. Ne abbiamo parlato, abbiamo discusso serenamente, ma io la decisione che mi compete l'ho presa sin da questa mattina. Dobbiamo essere contro la nostra nemica, cercare in ogni modo di combattere e di non farla vincere, perché è così che si deve fare, è così che si deve tornare ad impostare il palio. Questa è la mia scelta. Domani avremo, e spero, i risultati positivi. Me lo auguro perché deve essere così. Io non ho altro da aggiungere. Grazie. È il palio dei barberi. Il mossiere chiama ora i barberi, i cavalli alla mossa. Ed ecco che usciti dall'entrone, eccoli stanno salendo. Vediamo il montone in prima fila, il bruco che si è arrampicato, la giraffa, loca accanto all'istrice, l'istrice sta entrando ora. Guarda lì, sta parlottando con la pantera. Entra la torre, abbiamo la torre di rincorsa, il primo del montone, secondo Bruco, ora loca a posto buono, guarda la giraffa, il nicchio, dietro l'onda, il drago, la chiocciola,
Locca, la Selva, la Torre di Fabria, partiti, partiti tutti! Bene, tutti insieme! Prima la Selva che ha colpito il Bruco si è fermato, è in testa il Nicchio ha preso la testa, va via solo, lo insegue il Bruco, la Lupa, sta nervando il Drago, si è fermato Leocorno! Qualcuno è caduto, il Bruco si è fermato, datene un colpettino, povero Bruco, fatelo correre, almeno questo palio, c'è l'onda in testa, al prossimo palio avrà delle chance, avrà delle possibilità, la Lupa ancora, oh madonnina santa, reggila, reggila, forse il Lupa, forse il prossimo palio, ha fatto uno scatto la Lupa, e a San Martino è passata prima, è Lupa, ha vinto la Lupa, palio di Ullio, se ci sentono vengano le guardie, ci portano in prigione. Che c'è là sul manicomio? Già la storia, ci aspetta la benedizione del cavallo, il momento più importante prima della corsa, no? Dove tutta la contrada è raccolta in chiesa. Adesso aspettiamo, speriamo che vada tutto bene, noi ci la mettiamo tutti, speriamo lo faccia anche il cavallo elfantino, no? Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Signore, ascolta la mia preghiera. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dio, aiuto e difesa del genere umano, proteggi e difendi il tuo servo Salvatore Ladu, detto Cianchino, dagli eventuali pericoli della prossima corsa. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vai e torna vincitore! Male, male, guarda, sono tutta una tremarella, guarda. Ora vado da Nannini a bere un bel aperitivo e poi vado a casa. E fino a domani il mio schigno li può, vedi, piccinino, domattina ti ci ritroverò, che se vince la torre, sono cartacce per me. Pensavo che in molte parti d'Italia sta piovendo ora e qua c'è il sole. Il nostro cavallo, sole rosso, la nostra bandiera con il sole, chi lo sa, Jonathan?
after all the rumors and the deals, the winner is the secretive shell contrada, on Benito. Onda have come second, considered the worst humiliation of all, worse than coming last. They had a chance to win and they missed it. As their enemy, it is a victory for Torre. Siamo soddisfatti della corsa, ma nel Palio non importa partecipare, bisogna vincere, per cui siamo delusi perché è solo la vittoria che conta. In ogni caso siamo in pace con la nostra coscienza perché tutti hanno potuto vedere che la contrada dell'Onda ha cercato con ogni mezzo di vincere questo Palio e quindi è solo perché erano più forti gli altri. Senti, io non desidererei neppure parlare perché non abbiamo vinto. Comunque, devo dire che un po' di gioia nel mio cuore c'è, perché non hanno vinto né l'Onda né l'Oca, che erano le nostre massime rivali e nemiche di sempre. E soprattutto sono arrivate seconda e terza. E così c'è la tristezza di non aver vinto, ma c'è anche la gioia che non hanno vinto le nostre rivali.